luogo un po' abbandonato per anni interi dal comune di Pozzuoli, dalla provincia e dalla regione, tant'è vero che noi abbiamo dovuto metterci le luci, abbiamo dovuto noi, nonostante avessimo pagato al comune di Pozzuoli gli oneri di urbanizzazione, non abbiamo avuto mai le fogne, non abbiamo avuto mai risposta per le luci, per le illuminazioni, per niente di tutto questo abbiamo dovuto noi farci la strada, noi metterci le luci e noi farci anche i pozzetti, perché chiaramente non essendoci le fogne per lo scarico dei servizi igienici abbiamo dovuto scavare all'interno delle nostre case delle fogne, delle grandi vasche che abbiamo dovuto mettere anche a norma, perché se no ce le avrebbero bloccate, per non quindi pagare lo stesso gli oneri di urbanizzazione, come ho detto, per non avere niente. Improvvisamente, cioè, per non averlo dall'amministrazione, cioè, per non avere proprio le fogne. Fogne che non sono poi deducibili dalle tasse, niente di tutto questo. Noi anche se paghiamo comunque la ditta che ci viene a smaltire tutto questo, però quindi per dire cosa, che ci hanno letteralmente abbandonato, poi improvvisamente siamo tornati alla ribalta, questo luogo dimenticato. Noi quando ci siamo trovati, specialmente ultimamente, a parlare con gli abitanti di Pozzuoli, del nostro posto, loro si sono meravigliati che fosse comune di Pozzuoli, pensavano che fosse comune di Quarto, cioè un posto abbandonato anche dagli abitanti stessi di Quarto. Cioè gli abitanti non sanno in che comune stanno. Noi lo sappiamo in che comune stiamo. Sono loro di Pozzuoli che non sanno che questo luogo fa parte del loro comune. Tipo improvvisamente siamo tornati alla ribalta per una discarica. Queste cave che sono state comunque già riempite di tanto materiale di cui non sappiamo e non possiamo dire che cosa era, sono state riempite per anni e anni interi. E poi adesso vogliono ancora continuare a farlo. Prima l'hanno fatto in maniera illecita, tutti quelli che hanno sversato, adesso lo vogliono fare in maniera lecita, mettendoci questo compost fuori specifica cosiddetto. Loro vogliono mettere questo compost fuori specifica, sarebbe quando noi diciamo che è una discarica. Il commissario Vardè ci disse al primo incontro che noi eravamo, perché ci lamentavamo tanto di questa cosa, allora qua non veniva una discarica, qui sarebbe venuto un centro di riconversione ambientale, perché qua metterebbero compost fuori specifica, cioè sarebbe la parte umida dell'indifferenziata. E non è altamente nociva. Personalmente ho notato questo, cioè una discarica a ridosso quasi della strada principale che porta, insomma, la strada di Quarto. Se ci facciamo caso è a ridosso della strada principale, diciamo come ubicazione, come sito, non è che è proprio l'optimum. Noi spesso diciamo, si dice che i comitati dicono sempre no alla discarica, oggi si sta dicendo no alla discarica ma sì ad un differente utilizzo del territorio, ovvero sia per finalità culturali. Come può essere utilizzato questo territorio a finalità? Cioè per esempio? Oggi ad esempio una dimostrazione palese è questo spazio, un'area di incontro, ma non soltanto per Quarto, questa area è particolarmente importante perché è proprio al confine, no? Tra due comuni flegrei. Potrebbe essere un luogo di aggregazione importante per tutta l'area flegrea. Oggi qui si ritrovano giovani di Bagno, di Procida, Napoli, Quarto, Pozzuoli, e qui si potrebbero ritrovare anche domani e dopodomani, anziché lasciare in questo stato, addirittura farci una discarica. Anziché di rifiuto si potrebbe parlare di risorsa giovanile. La discarica non la volessero mai, tutte le istituzioni si sono pronunciate e non capisco perché si insiste ancora, non si trovano altre soluzioni che non sia queste simili, perché non si tratta solo di questa, ma queste anche simili, se si sposta da qui più giù, insomma, voglio dire, è la stessa cosa. Qui sono quartieri ad alta conurbazione, territori ad alta conurbazione, non è possibile pensare queste cose. E si trovano queste soluzioni, perché si va ad individuare le cose sulla scorta dell'emergenza.
noi dobbiamo abbandonare la cultura dell'emergenza. Con l'emergenza si fanno sempre le più grosse schifezze. Cioè, questa è casa mia, prima cosa, cioè io abito qua. Quindi innanzitutto come cittadino, come cantautore? Come cantautore mi darebbe sicuramente più speranza, cioè appunto nei miei testi alle volte tratto di questo degrado interiore, no, che ci abbiamo noi che ributtiamo fuori, perché è questo secondo me, no? Un po', cioè, se distruggiamo tutto così vuol dire che abbiamo qualche problema dentro. E quindi sì, sarebbe una speranza, una luce in più di speranza.